Quello che sto indossando in questo momento è un visore Vision Pro, l'ultima tecnologia presentata da Apple pochi mesi fa, ancora non disponibile in Italia, ma in questo caso occupandoci di realtà virtuale da 10 anni non possiamo non lavorare con questo tipo di tecnologie. Come potete vedere, attraverso lo schermo io vedo attraverso, si dice pass-through, quindi attraverso le telecamere posizionate davanti al visore, vedo attraverso gli schermi la realtà, la vedo in 3 dimensioni. Il Vision Pro è tra i più innovativi esempi di come la tecnologia, grazie alla sua continua evoluzione, diventi sempre più immersiva e realistica, ma soprattutto a servizio dell'utenza. Proprio al fine di valorizzare le realtà virtuose che compongono il tessuto imprenditoriale lucano e metterle in rete con il mondo della formazione e della ricerca attraverso percorsi rivolti agli studenti, si inserisce Future Experience, un evento giunto alla sua quarta e ultima tappa, organizzato nell'ambito del progetto Incubatori da Sviluppo Basilicata, la società in-house della regione che svolge attività a carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo, la ricerca e la competitività nel territorio regionale. Le imprese non devono assolutamente spaventarsi di quella che è l'intelligenza artificiale, delle tecnologie immersive, perché sono degli strumenti a supporto della possibilità di innovare, strumenti importanti che oggi noi proveremo a far toccare con mano, provare agli imprenditori affinché comprendano che non bisogna averne paura, innovare è indispensabile, non ci si può esimere dal farlo e dobbiamo farlo anche velocemente per non rimanere indietro. L'ultimo appuntamento di Future Experience è stato organizzato nello stabilimento Hitachi Rail di Tito Scalo in provincia di Potenza, un momento focalizzato sulla tecnologia immersiva. Per una multinazionale su territori come questo lucano sia proprio un dovere morale quello di creare non solo lavoro, non solo opportunità di lavoro, ma di creare cultura del lavoro, cultura anche della tecnologia, cultura del nuovo.